Ciao. Ciao ragazzi. Ragazzi. È una situazione un po' brutta. Ho scoperto che mia madre ha un tumore. Non è un troll. Posso anche chiamarla e chiederle se è vero, ma si vergognerebbe. Sono anche perché strabannano per queste cose. Adesso dobbiamo capire se va in metastasi o no, se l'ho capito è tipo una specie di salseno. La prima cosa che ho pensato è chi laverà i vestiti a mio fratello una volta che mia madre muore? Chi cucinerà quelle le cornie a mio padre e a mio fratello? Nel senso, se mio fratello se ne viene qua a Milano, ok. Nel senso, va bene. Si è fatta la sua vita. Si è fatta la sua vita e perciò va bene così. Non le ho mai voluto. Cioè, se, certo, le voglio bene perché è mia madre, però amarla, no. Nel senso, se a mia madre, se a mio fratello voglio bene 10, a mia madre voglio bene 3, ok? Che non è 2. Perciò voglio solamente che mio fratello abbia la base spaziale pronta per lanciare il missile nello spazio. Se la base spaziale non è pronta e serve un po' di check, serve della manutenzione, il missile non può arrivare nello spazio. E quello che sto dicendo è: speriamo che il tumore si provi benigno, così almeno qualche annetto di più quella mattacchiona se li possa fare in Ciccio lo sa. Sì, sono tutti. Abbiate un po' di empatia a riuscire a capire che in questa terra è probabilissimo che ci sono delle persone, magari non così tante legate ai genitori, legate, ma non così tanto, non come tutti. Perciò ho paura per Ciccio, capito? Ho paura per Ciccio. Non giochiamo al fatto di ora andiamo da lui, diciamo. Ovviamente mi ha contattato perché gli avete già rotto il cazzo. Pronto, Lillo? Oh, quindi, ancora non sono arrivati i test per il tumore di mamma, vero? No, ancora no, ancora no. Tu hai pensato qualcosina? Hai pensato a qualche cazzo di cosa? No, perché? Niente, perché sta cosa qua di quello che cazzo ci lascia dobbiamo capirlo. Cioè, se muore, sperando di no. Aspetta un attimo, Marco. Dimmi un po'. Dicevo, se lei in qualche modo se la quaglia, Allora, dobbiamo fare in qualche aspetta, modo. ma Marco, mi senti? Io Ti sento, ti sento. pensavo, ok, ti espongo un po' questo, quello che ho pensato in caso mamma dovesse scattare. Ok. Mi senti bene? Ti sento bene, dimmi, dimmi. Ok, intanto la casa è sotto nome mio e quindi non riesco. Ovviamente. Ma poi, un caso, posso ancora decidere di dare l'attivo a Ciccio, giusto? È giusto, cioè alla fine la casa l'hai sempre comprata tu, quindi lei non ha messo mai un cazzo di euro, quindi Non ci mette lavoro, è buono, buono, la sua macchina buono. va a Macchina. Ciccio, la A chi macchina la di dai sua la mamma macchina? a Ciccio, anche perché tu non hai patente. Infatti, non guido, quindi al massimo sai che possiamo fare? Rottamiamo quella Aspetta, merda e
dividiamo i soldi io e Ciccio. Allora, pensavo pure, riguardo a tutti i gioielli e oro che aveva di suo padre, di sua madre, mi senti bene? Sì, Che secondo i gioielli di nonna e di nonno. me, esatto, che secondo me se la tira pure lei fra un po'. Ah, beh, nonna pure muore fra un pochissimo, questo si sa. Purtroppo sì. Io direi di fare tutto, di dare tutto a Comproloro, Glielo così diamo con facciamo. cloro? Poi c'è un po' di soldini e facciamo una vacanzina io, tu e Ciccio. Bravo, bravo. Magari metti la foto su Instagram dicendo che stiamo male, la perdita di mamma, così ti fai un po' Facciamo. di like. Bravo. E intanto ci ubriachiamo come figli di puttana. Porco Dio, Lillo, certo. Magari imbroglio su, scrivo sulla foto, poverina nostra madre, lei vorrebbe che ci divertiamo, quindi sì. Ma ci credono Esatto. tutti, eh? Penso di sì. E poi alla gente sto iniziando a dire speriamo che resti con noi, Sì, speriamo che non muoia, insomma speriamo che le non parole muore, sì. Bravo. che si possono dire dai tra amici, così passiamo pure per brave Sì, persone. sì, sì. E poi tu a manipolare sei bravissimo, spacca il culo a Marco, Marco, a quei follower di merda. Ma Lillo, devi stare tranquillo, cioè alla fine loro non sanno veramente cosa c'è sotto, credono ogni porco diata che gli dico, veramente, cioè ci penso io con i follower, tranquillo. Tu sei un grande, sei un campione. Grazie, Lillo. Va bene, Marco, ma che cavolo stai No, dicendo? Che stai dicendo? mamma, no! Ciao ragazzi. Eccoci qua. Porco Dio, Marco, ho pensato che con i soldi di mamma ci facciamo una vacanzina. Sto usando la vera tonalità di parlare. Porco Dio. Guarda un attimo, Saidonia, urgente. Sabato. Un tesoro e sappi che, visto che questo libro sarà regalizzato ovunque, pensa a quanto questo ringraziamento rimarrà nella storia. Grazie Alex, grazie mille. E dovevo citare per il contenuto. No, è quello che volevo dire. Però guarda che bello, guarda che bravissimo, metto così, ho gestito da qua. Cioè, sono veramente tante occhi questo momento. Assolutamente. Grazie Mozzi, grazie mille, grazie Mozzi. Dicevo, è bravo anche tu così. Siamo veramente trasgressivi, Porco Dio, se non vuole starci in quel costume. Io ne ho viste di schifezze in vita mia.